Cronista di giudiziaria della provincia di Varese. Pino, buonasera. Sì, buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, diamoci del tu tra colleghi. Ecco, parliamo dell'apertura della provincia di Varese, che la leggo. Pakistana schiava della sua famiglia, orrore a Cassano, segregata per 4 anni, botte e insulti se trasgrediva anche quando era incinta. Il sindaco Poliseno, grazie a chi ha parlato, Salvini, dove sono la Boldrini e le femministe? Allora parliamo intanto, naturalmente lasciamo stare le polemiche politiche e parliamo invece di quel che è accaduto. Allora raccontaci questa storia che ha veramente dell'incredibile. Cassano e Cassano Magnago. Prego. Sì, siamo a 2 passi da Malpensa sostanzialmente. È una vicenda veramente di inferno, quello che ha vissuto questa ragazza di 23 anni, una ragazza pakistana, che è stata segregata e ridotta in schiavitù dalla cerchia familiare acquisita dopo che si era sposata nel 2011 con questo Mohamed Said, un suo connazionale. Ha vissuto questi 4 anni di inferno tra il 2011 e il 2015, insomma, 4 anni nei quali sostanzialmente era privata di qualunque tipo di libertà, la libertà personale, ma anche privazioni totali, minime proprio, anche la possibilità di poter mangiare e bere senza l'autorizzazione, il permesso di questa cerchia familiare. 6 persone sono finite, diciamo, nei guai, 2 sono state arrestate, sono il suo marito carceriere e la madre, la suocera, poi altre 4 persone invece, insomma, sono state denunciate, sono state sottoposte a allontanamenti, eccetera. Sostanzialmente, come dicevo prima, dal 2011 al 2015 questa signora non aveva nessun tipo di libertà, non poteva uscire di casa, veniva rinchiusa tra le mura domestiche, quando gli altri uscivano lei veniva chiusa a chiave, non poteva neppure comunicare con l'esterno. Una situazione veramente assurda, ed era costretta a vivere tutte le ore della giornata, dalle 6 di mattina fino a notte, a completa disposizione, proprio una sorta di schiavitù vera e propria, sottostando alla cerchia familiare, quindi dovrà sbrigare qualunque tipo di faccenda, tipo di faccenda domestica, lavori, e non poteva fare nient'altro. Ci sono 2 situazioni che sono veramente allucinanti, che manifestano questa situazione di inferno che questa povera ragazza ha dovuto sopportare, che sono proprio le 2 gravidanze alle quali tu hai fatto prima riferimento, il 2012 e il 2015. Questa ragazza, anche durante il periodo di gravidanza, era costretta a sbrigare tutte le faccende domestiche, era costretta a subire tutte le umiliazioni, a lavorare dalla mattina alla sera in casa, non poteva fare assolutamente nulla, fino addirittura nel caso del primo figlio, è nato prematuro, non ha avuto questo bambino, lei è stata addirittura buttata fuori, messa fuori alla porta, il bambino poi è nato prematuro e dopo alcuni mesi è morto, quindi è stata veramente una tragedia nella tragedia. Poi nel 2015 c'è stata la seconda gravidanza, la situazione, per fortuna il bambino è nato, non ci sono stati problemi, e poi per fortuna ha avuto la forza di raccontare quello che le era successo, quello che le stava capitando, e quindi si è rivolta prima a un'associazione che aiuta le donne, che si occupa di violenza sulle donne, e poi attraverso questa associazione è arrivata fino alle forze dell'ordine che l'hanno aiutata. È proprio notizia di ieri mattina, insomma, sono state emesse queste ordinanze e gli arresti di questi familiari. Ma come è venuta fuori la notizia? Cioè, è stata la ragazza che è riuscita a liberarsi, a parlare, o si è confidata con qualcuno? Cioè, com'è andata? Sì, la ragazza lo scorso mese di ottobre era stata messa alla porta per la seconda volta, dopo la prima gravidanza, quando è stata già buttata fuori di casa la prima volta, a ottobre è stata ributtata fuori di casa un'altra volta. In quella circostanza evidentemente era arrivata proprio oltre il limite della sopportazione, ha parlato con il fratello l'ha accompagnata a questa associazione che si occupa di violenza in famiglia, e poi ha iniziato questo percorso attraverso il quale ha trovato la forza, ha trovato il coraggio per raccontare l'inferno che stava vivendo. E poi da lì, insomma, poi sono partite le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, e tutta la cerchia familiare è stata sgominata, è stata arrestata. Mm-hmm. Insomma. È vero che le era impedito, cioè la controllavano pure quando doveva andare in bagno, cioè ho letto cose incredibili.
Sì, cosa incredibile, c'è proprio una privazione totale. Cioè questa ragazza non poteva, anche quando andava in bagno c'era sempre qualcuno che addirittura le chiudevano la porta. Cioè lei entrava in bagno, le chiudevano la porta chiave, anche quando lei doveva telefonare, addirittura lei quando doveva telefonare i familiari, la madre stava in Pakistan, mentre un genitore e un fratello vivevano qui nelle vicinanze, insomma, sempre in provincia di Varese, lei parlava al telefono ma doveva essere comunque controllata dai familiari acquisiti, che dovevano ascoltare in viva voce le telefonate per controllarne i dialoghi. Quindi c'era veramente una privazione proprio totale. È chiaro che qui stiamo parlando di una famiglia esaltata, perché è normale che, voglio dire, in una famiglia normale queste cose non succedono. Una famiglia che si è esaltata però con il passare del tempo, perché il marito non era pure essendo di religione musulmana, era una persona assolutamente tranquilla, poi evidentemente avrà frequentato certi ambienti ed è diventato così, si è estremizzato un po', no? Sì, no, hai perfettamente ragione, tanto che non so se hai avuto modo di vedere anche la foto che noi abbiamo pubblicato e che domani appunto sarà su anche in edicola, insomma, no? Quest'uomo che fino a 4 anni fa era, se così possiamo dire, un po' all'occidentale, no? Quindi aveva i capelli corti, sbarbato, assolutamente contestualizzato. E col passare degli anni invece è iniziato questo processo di radicalizzazione. Lui, tant'è vero che adesso la foto recente è quella con la barba, se così possiamo dire, si è islamizzato, no? Quindi questo processo di radicalizzazione sicuramente si è sviluppato nel corso degli anni. Anche ieri la cosa curiosa, che comunque testimonia questo processo di cui abbiamo raccontato finora, è che anche al momento dell'arresto lui prima ha accettato di farsi, tra virgolette, di andare in caserma, prima però ha voluto espletare il rito mattutino della preghiera, con tutto il rito, e solo a quel punto poi si è fatto portare in caserma. La madre, la sua mamma, quindi la suocera della ragazza, diciamo schiavizzata, era un po' la matrona di questa organizzazione familiare che aveva segregato questa ragazza, e questa signora addirittura anche lei aveva una serie di riti, no? Anche la figlia 23enne uguale, ieri quando è stata accompagnata in caserma è stata comunque ha preteso la madre che non entrasse in macchina da sola con i militari, ma che se fosse accompagnata dalla madre stessa. Quindi ci sono una serie di input che fanno capire come questo processo proprio di radicalizzazione nel corso degli anni sia stato forte. E va bene, adesso questa donna vive in una località protetta insieme al bambino, no? Esatto, sì, purtroppo, come dicevamo prima, la tragedia ha colpito il primo bambino nato prematuro e purtroppo deceduto, esatto. E col secondo invece la mamma appunto con questo bambino adesso vivono in una comunità protetta e stanno, insomma, già da alcune ore si trovano in quella situazione. Allora ringraziamo Pino Vaccaro, cronista Vaccaro. Allora sembra che te l'avessero chiesto. Sì. Evidentemente, allora Vaccaro, io immaginavo fosse Vaccaro, vabbè, comunque sia. Non è un problema. Perché io l'avrei detto Vaccaro, comunque va bene. Allora ringraziamo Pino Vaccaro, cronista giudiziario della provincia di Varese. Grazie Pino e buonanotte. Grazie a voi e buonanotte a tutti.